Salve amici e ben ritrovati da Blackout. Come potete vedere, oggi vi presenterò un gioco letteralmente spaziale. Eh sì ragazzi, sto parlando di Starbound. Gioco liberamente ispirato da Terraria, ma con la differenza che in Terraria noi ci possiamo muovere su un singolo pianeta, qui il nostro campo d'azione sarà l'intero universo, ragazzi. Eh sì, noi ci potremo muovere liberamente in tutto l'universo nei suoi vari settori, nei quali troveremo vari pianeti con diverse ambientazioni, diversa gravità, diversi mostri, diversi livelli di difficoltà. Insomma, un gioco dalla longevità quasi infinita, ragazzi. Oggi vi presenterò quelle che sono le caratteristiche dell'inizio e della fine del gioco, facendovi vedere e mostrandovi quante più feature di questo gioco possibili. Allora, all'inizio del gioco noi saremo nella nostra astronave, che sarà ovviamente vuota, a differenza della mia, e il nostro scopo sarà quello di scendere sul nostro pianeta dove siamo spawnati e cercare di sopravvivere e di costruire una casa. Vedete, è possibile coltivare, in questo caso io ho piantato degli ananas, dei pomodori e una pianta, non mi ricordo che cazzo era neanche. E questa è la mia casetta. Allora ragazzi, all'inizio del gioco, fra tutti questi strumenti che ho io, uno vi verrà droppato proprio all'inizio del gioco, e si tratta anche di uno degli strumenti più essenziali e importanti dell'intero gioco. Si tratta proprio del Matter Manipulator, ragazzi, ed è questo strumentino qua che ci permette di modificare la materia. Per modificare la materia intendo scavare, distruggere blocchi, posizionare oggetti, insomma fare tantissime cose, ragazzi. Quindi all'inizio del gioco noi dovremmo cercare di sopravvivere in questo pianeta ostile, e come prima cosa per sopravvivere ovviamente dovremo andare a caccia di mob che ci dropperanno la carne. E a differenza di Minecraft, in questo gioco il nostro personaggio non è un buzzurro, no, perché la carne in questo gioco va cotta. Come seconda cosa dovremo spaccare degli alberi per ottenere la legna. Una volta che l'albero sarà abbattuto, con questa spettacolare animazione, prenderemo la legna e inizieremo a craftare le nostre tanto amate crafting table. Eh già, e una volta craftata la crafting table poi andremo a farci tutti gli strumenti per scavare, i picconi, eccetera eccetera. Ovviamente è inutile dire che avanzando nei livelli, dopo il tier 5 si sbloccheranno ulteriori metodi più avanzati per scavare, ad esempio le trivelle. Questa trivella è la trivella di diamante, che scava alla velocità di Dio praticamente, guardate. Poi io, come potete vedere, ho questa che è uno degli sviluppi tecnologici più fighi del gioco. Gli sviluppi tecnologici sono praticamente degli upgrade che ci permettono di fare cose che altrimenti non potremmo fare. Oh, che figo questo mostro, guardatelo, ha un potere gravitazionale, vedete? Guardate, manipola la gravità a suo piacimento e mi sbatte dove vuole. Sto cazzo! Ok, stuprato, adesso stupriamo anche gli altri. Comunque, un'altra feature figa di questo gioco è proprio quella che ci permette di catturare i mostri. Eh sì ragazzi, questa feature sarà disponibile dal tier 5 in poi, mi sembra, quando noi crafteremo praticamente uno speciale pannello che ci permette di realizzare queste stelline che praticamente lanciate su i mob di piccola taglia li catturano e li fanno diventare i nostri pet. Come vedete, questo che ho catturato io è un pet che viene da un campo di asteroidi, se non sbaglio, ed è veramente veramente cattivo. Guardate come stupra i mob, uccide tutti ragazzi, è potentissimo, perché ovviamente qui siamo nel primo tier, il tier di partenza, dove i mob sono veramente scarsi, e lui proviene da un tier elevato, se non sbaglio dal tier 8, che è uno degli ultimi. Comunque, proprio parlando dei tier, in questo gioco i tier, come vi ho già detto, sono 10. All'inizio del gioco noi saremo nel settore alfa, nel nostro pianeta di origine. Dopo aver sconfitto il primo boss avremo accesso e potremo craftare il potenziamento per la nostra astronave, che ci permetterà di accedere al settore beta. Dopo aver sconfitto ovviamente il secondo boss andremo avanti e accederemo al settore gamma e così via fino a che accederemo al settore delta. I primi 4 settori corrispondono ovviamente al tier 1, al tier 2, al tier 3 e al tier 4.
dal settore X cambia l'antifona, ragazzi. Eh sì, perché ogni pianeta ha un tier diverso. Ad esempio, questo pianeta qua che vedete ora è di tier 5, mentre il campo di asteroidi dove mi trovo io è di tier 10. Comunque, ragazzi, ora vi farò vedere un altro mondo, che è un campo di asteroidi di tier 10. Ovviamente, però, nel campo di asteroidi non tutti ci possono venire, perché ovviamente per accedere al campo di asteroidi, o almeno per sopravvivere sul campo di asteroidi, sarà necessario il supporto vitale, che è uno speciale supporto che ci garantisce di respirare anche quando non è presente atmosfera. Questo oggetto inoltre è molto utile per respirare sott'acqua, il che è una grande figata. Comunque, ragazzi, come potete vedere, il campo di asteroidi è ovviamente anche un luogo molto impervio, perché i mostri saranno più forti rispetto a un mondo normale, anche a parità di tier, e scavare nella roccia dell'asteroide sarà molto difficoltoso. Infatti, vedete, ragazzi, io ho una trivella di diamante, eppure scavare è lo stesso molto molto faticoso. Comunque, il vantaggio del campo di asteroidi è, come vi ho detto, che sono presenti quasi tutti i materiali. Ovviamente, essendo nel tier 10, sono presenti tutti i materiali del gioco. Come vedete, questo verde è del plutonio, poi c'è del rubì. Oh mio Dio, mi stavo stuprando! Ragazzi, scusate che... Oh, monelli! Scusate che... ho sì l'armatura di tier 10, però sono stato praticamente attaccato in massa da tutti i mostri di questo che erano compressi lì. Usiamo un po' le armi da fuoco, ragazzi. Avete visto la pistola, ma non avete visto ancora il lanciagranate. Questo lanciagranate è veramente figo. Ah, come potete vedere, i colpi del lanciagranate sono soggetti alla gravità. E questa è un'altra cosa veramente, veramente interessante. Guardate. Boom! Spettacolare. Perfetto, ragazzi. Sono ritornato sul mio pianeta d'origine. E mentre le mie torrette sparano all'impazzata per proteggere la mia casa, io vi dico che questo è tutto per questa recensione di Starbound. Se questo gioco vi piace, mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale, e fatemi sapere se volete che farò una vera e propria serie dove creerò un nuovo personaggio e partirò dall'inizio. Perfetto, ragazzi, questo è tutto da Blackout. Un grande saluto, ciao ciao.